dica, Rebecca. Ah? Quello pensa solo ai motori. Quell'uomo un giorno sarà mio. Ma... e com'è che non ti guarda mai? Poverino, perché non sa ancora di essere innamorato di me. Bisogna farglielo capire. Attraverso il condotto A, la miscela penetra nella camera di compressione. Sì. Che? Ah, sì. Ah, sì. Irene sta affogando, la salvi. Proprio io? Sì, lei è l'aiuto bagnino, no, è suo dovere. Là! Ecco, è lì, la vede. Ciccina, ti sei spaventata. Oh, poverina. Poverina. Oh, dolce. Il bagnino ha fatto un bagnino. Si è bagnato. Mi dispiace. Sono nato in un giorno di pioggia, accidenti. E da allora non so perché l'acqua è sempre stata misteriosamente legata ai principali avvenimenti della mia vita. Ho fretta. Fretta di chi? Ritardo, eh? Ma sei tutto bagnato. Va a asciugarti e cambiarti, altrimenti ti prenderai un malanno. Vai, vai. Sì, signora. Ah, bene, ecco il signor Roberto Monti. Quousque tandem, Roberte, non è vero? Abuteris, è vero, pazienza nostra. Ancora non conosci le regole del nostro collegio, eppure stai qui da 10 anni. Si cena alle 7 precise. Sono le 8. Bene, vuol dire che resterai senza cena. Ma caro, non può non mangiare alla sua età. Gli si può arrestare la crescita. Per questa volta sei perdonato. Vai a cambiare. Grazie, signore Dirigli. Mia cara, tu sei troppo indulgente con quel ragazzo. Non sai quello che ci costa. Da 10 anni è un peso nella nostra amministrazione. E più cresce e più mangia. È gratis. Sì, però questa villa te l'ha venduta suo padre poco prima di morire. Per 4 soldi, non dimenticarlo. Si capisce? Era pieno di debiti. E tu ti sei impegnato a tenere Roberto in collegio finché non diventa maggiorenne. Sempre che si comporti bene, ricordatelo. E ricordaglielo. Che bella luna che c'è stasera. È il plenilunio.
forse è per la luna che sei così triste. O forse per le scarpe numero 36 prestatemi da un collegiale sui miei poveri piedi numero 41. Masticare lentamente, prima digesti o fiti in ore. La prima digestione viene nella bocca. Scuola salernitana. Et supra nos fortuna negozia curat. Quare da nobis vina falerna puer. Ah, Petronius Arbiter. Traduci. Dunque tu a noi ragazzo vin di Falerno mesci. E mesci. Pueris non es vivendo. Scuola salernitana. No, scuola di Villamonti, la mia. Fa male. E a lui no? A lui dà forza. Anche a me dà forza. Appunto, non ne hai bisogno, dagliela. Osprandium requiescat. E questa è l'educazione che il nostro collegio si è sforzato di darle. Lei mangia senza scarpe. Seno perfetto obliquamente resti a giacere. Grazie.
Perché fai così, eh? Perché ti comporti così con me, eh? Cosa vuoi da me, eh? Dillo, su. Agnese. Cara. Ma io ti graffio. Perché non mi lasci in pace, eh? Che cosa ti ho fatto, eh? Che vuoi da me? Agnese? 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 Hai chiamato, signor direttore? Che vuoi, caro? No, no, niente, siccome sto lavorando molto, volevo un caffè. E me lo preparo da me. Affogando, sei arrivata fin qua? Ma mi aiuti a salire! Su! Ma questo suo motoscafo è veramente uno schifo! Ma non è mio! Io sono solamente il pilota. E allora lo faccio andare, no? Sì. Una parola. Qua è partita la pompa della benzina. Ma lei pensa sempre ai motori. Le donne non le vede per niente. Donne? Non vedo delle donne. L'unico essere femminile che vedo è una ragazzina sui 13. 15 anni, per favore, già compiuti. Ah, però li porti bene. Sembri una ragazzina. Stupido. Ma è grave? Ma sembra. Ecco, così impara a dire le cattiverie. Si è fatto male? No, ho solamente perso la vista. Ecco qua. Nei reggiseni c'è sempre del fil di ferro, no? Vizioso debosciato. E io col fil di ferro stringo il tubo della benzina e così possiamo tornare a riva. Ma non c'è nessun altro sistema? Sì, io vado a nuoto a riva e torno col fil di ferro. Sa nuotare? Mia cara, ho vinto molte gare di fondo. Solo che intanto farà notte. Beh, ma si volti almeno, no? Ecco. Chiave inglese. Chiave inglese. Ecco fatto. Li metto a posto. Ma cosa fa? L'avviamento è lì. Scusi, come faccio? Ma lei stia di là, non si volti e mi dica come si fa, che l'avvio io. Va bene. Allora prema quel bottone rosso e via a casa. Ma no, no, non di colpo!
morire! Ma che fa? Vai a prendermi! E perché? Torni a nuoto! Oh, no, no! Ha vinto tante gare di nuoto, si alleni! Sì, ma non qui! Per favore! Faccio tardi in collegio! Ti fermi! Povero bambino, gli faranno tutto! E poi, ho freddo! Vieni, prendi! Buona passeggiata, ciao! Papà, diavolo! Roberto, non sei andato in gita con i tuoi compagni? Oddio, la mia Ambri! Ma come? Ho fatto tardi. Di nuovo? Beh, allora, come punizione? Devo già tradurre le georgiche. Intanto porti il televisore su in camera, va bene? Ah, sì, sì, con piacere. Ha messo l'ascensore, una villa così grande. Vabbè. Sei tutto sporco di grasso. Ma come hai fatto? Avrai toccato quei tuoi soliti motori. Ma come si fa a lavorare una giornata così calda? Io mi sento estenuata quando c'è lo scirocco. E te non ti butta giù lo scirocco? Sai cosa fanno i giapponesi in giornate così? Cosa? Bevono tè caldo tutto il giorno. È una loro usanza. Oh, vediamo un po'. No, qua no, no. Di qua? Ah. Qui? No, no, no. Ah, ecco, sopra qua. Ah. No, 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 non mi piace, no. Vediamo. Ah, sopra qua. Sì, bene, posa. Bene, grazie. Dio mio, che caldo. Ma come sei sudato. È incredibile come si suda alla tua età. Ma non porti mai la maglietta? Mai? Male. Ci vorrebbe una doccia. Una doccia calda. Un'usanza giapponese anche questa? Oh, anche mia. Io veramente il bagno l'ho già fatto. Beh, io vado. Oh, già, la mia doccia non funziona. Scenderò a farla giù in cantina. È vero che fate dei giochi molto divertenti laggiù? Quali giochi? Beh, con le saponette. Ti riassegno. Cosa fate? Come sei bagnato. Beh, andiamo. Si fa così. Si bagna la mano. Prende forte e si mira all'avversario. Sì. Così. Ma si fa così, lo faccio anch'io allora. Sì, anche sì. Più forte. Sì. Ecco. Aiuto, sono calda. No. Non è così forte. Che fai, Ma dove mi porti? Acqua, sempre acqua. Che vita la mia. Hilde, ripeti. Mi trascinò con un pretesto giù alle docce. E lì, lì, oh, non posso dirlo. Penso che abbia perso la testa. Agnese? Sì, la trascinava per i polsi. Oh. E la signora si dibatteva come una lodola presa al laccio. Ed egli gridava,
devi sottometterti alle mie brame. Cattiva letteratura. Vai, vai pure a cercare altrove uno sfogo ai tuoi bassi istinti. Vai. Habit, excessit, evasit, erupit. Traduci? No. Roberto, potrai mai perdonarmi? Di che cosa? Capisci, io avrei perso tutto se non avessi fatto così. Certo, io invece guadagno una cosa meravigliosa. Che cosa? La libertà. Addio. Ciao. Portami via con te. Ovunque tu vada, io seguirò il tuo destino errabondo. Roberto Monti! Presente! Ricordati che finirai molto in basso! Il direttore aveva ragione. Ma questo per me era il primo scalino, anzi il sottoscala dell'industria automobilistica. Pensavo all'avvenire con un certo ottimismo, anche perché dal basso le cose si vedono meglio. Ecco, più gradevoli. Fatto lavaggio e ingrassaggio. Va bene. Mica male. Uffa, Renzino, così mi massacri la macchina. Con le macchine che ho avuto io. Ragazzo! Per un peruno l'ammazzi. Oh, no, è vivo. Cambio dell'olio! E in fretta! Monica! Io vado a pagare. Ho capito. Bacino! No. Scusi, sa, ma Renzino porta la macchina come se fosse una trebbiatrice. Lo chiamano il terrore delle zebre. Ah. Ha avuto paura? No, e perché? Ha solo tentato di decapitarmi. Simpatico. Ma come? In questa grigia stazione di servizio fredda, sporca, piena di gas velenosi. Ma possibile che lei non abbia altre ambizioni? Ma perché sta qui? Perché è mia. Ah, proprietaria. No, però è carina, eh? Allora, è messo su con molto gusto, gusto civettuolo. Allora, guarda, io devo dire che oggi come oggi l'inserimento della donna nella motorizzazione io trovo che sia giusto, eh? E senta, come rende? Che? Lo dico, come rende, come affare, come combination. Non mi lamento. Sì, è interessante. Ma lei è straordinario. Ma sai che mi ha rivelato certi aspetti del carburatore che prima non conoscevo? Guardi, mi ha davvero commosso. Beh, io ho un po' il culto del carburatore, sa? Chissà quanti ne ha già avuti per le mani, eh? No, so tutto dei libri. Formidabile. Ma lei è sprecato laggiù, glielo dico io. Un ragazzo che è così versato nei motori, nella carburazione. Un bel ragazzo, insomma. Perché non mi telefona così possiamo parlarne con più calma, no? Sì, certo. Aspetti, le do il mio numero. Sì. Noi dobbiamo parlare, no? Noi dobbiamo parlare con calma. Io le telefonerò. La inviterò in un petit restaurant. Mi dai il suo telefono? Tenga, non me lo rompa. E che mi dai il telefono? Io intendevi il numero telefonico. Fatto? Fatto. Qua. E il resto? Ah, sì. Daglielo di mancia. Come tutto? Tutto. Ehi, ragazzo, è per te. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, ma qui non abita Monica? Sì, ma c'è anche l'Andreina, che poi sarei io. Ma prego, prego, venga, entri su un po' sveltino, per favore, non stiare sulla porta che mi fa un po' di riscontro e poi mi si gela tutto l'ambiente. Ma qui ci sono almeno 100 gradi. Beh sì, in effetti fa un po' calduccio perché ho acceso tutte le stufe, sto facendo un po' di sauna. È così igienica, direi preservativa. Venga un po' qui, si faccia vedere. Ah, 1,76 m, ben messo.
carino, occhi azzurri, biondo. Lei è Roberto, vero? Indovinato. Me l'aveva descritto Monica. Oh, adesso Monica non c'è, è andata in città a fare qualche spesetta. Ma lei si siede pure qui. E se ne stia comodo. Sa, io sono un estetista, faccio diventare belli gli altri. Però, modestamente, ogni tanto, mantengo bella me. Ecco fatto. Ora mi vado a vestire. Lei se ne stia lì, bravo, bravo, spenga le stufe, apre le finestre e stia comoda come se fosse a casa sua. Ah, non lì, basta che attacchi la spina centrale. Piuttosto, metta su un dischino. Allora, questo dischino. Ma qui non ci sono dischi. Nel frigo bar. Li metto lì, sennò con questo caldo si squagliano. E tanto tutta roba di raffreddo. Li ha trovati? Ah, anzi, metta su quello di Aznavour. Canta così tanto benino in francese quel ragnetto là. Due gocce di stilla. E via. E adesso venga, carino, venga con me. Siede, siede qui. Che vergogna. Ma ce l'ha messa lei? Voi uomini pensate sempre alla stessa cosa. Io volevo dire, non si vergogna con le mani così belle a tenere le unghie così male? Io, sa, faccio il meccanico. E beh, lo vuole far sapere a tutti. Io ho anche dei muratori fra i miei clienti. La posizione sociale mica significa, sa. L'unghia va sempre curata. Ui! La pellina. Ai, ma brucia! L'eccesso di sebo sottocutaneo è causa di invecchiamento precoce ed inflaccidimento. Il massaggio sostituisce la ginnastica. Ma io ne faccio tanta da me, mi tengo sempre in esercizio. Ma non con i muscoli adduttori, non con gli adduttori. Mamma mia, che caldo. Ciao, Andrina. Ciao. Ma chi è? Ah, Roberto, sei venuto a trovarci. Hai conosciuto Andreina, un tesoro, vero? Sì, sì, è un tesoro. Massaggino rilassante anche a te? A me? No, io sto benissimo. Non sono mai stata tanto rilassata in vita mia. Ho dato il taglio con Renzino. Davvero? Dimmi, dimmi, raccontami tutto. Non vorrei disturbare, ma io mi posso vestire. Sì, va di là. Allora dimmi, dimmi. Niente, gli ho detto domani c'è la corsa, mi fai da secondo pilota. Non ti dico con che gesto mi ha risposto. E allora basta, se lui non ama le corse non c'è affinità. Però, senti, è un momento interessante. A letto un poco, al volante zero. Se a 400 metri dal traguardo ti si rompe la cinghia della trasmissione, che fai? Oh, sei straordinario. Ecco qua, la macedonia di frutta, fatta con le mie mani. Vieni un momento tu. Guarda, cara, bada che questo ragazzo è mio, sai. Tu mi hai già soffiato Renzino, che poi veniva pure a depilarsi da me. Ma con Renzino è finita, te lo regalo. Ma su questo ci ho già messo del lavoro, scusa. Gli ho fatto le mani, i comedoni e almeno tre quarti d'ora di massaggio. E a me ha detto cose sulla carburazione e sul radiatore che, guarda, ti giuro, mi hanno fatto piangere. Allora, vogliamo risolverla al solito modo? Al solito modo. Monica Ciccina, facciamo la pace. Lei? Ma cosa fa qui? Cosa è venuto a fare? Un lavaggio? Ma che cosa? La solita sfida. Le schermaglie amorose si battono per me. Cara. I fiori. Ho vinto. Ti arrendi? Ti avevo. Vieni, Roberto. Ti ho vinto. Sei mio. Ti avevo.
Ti avevo portato due fiori, una sciocchezza, ecco. Ah, per me è carina. Sai che ho sentito molto la tua mancanza. Ah, lo vedo. Sei tutto pieno di brufolini. No, 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 restano i buchi. Aspetta un momentino. Restano i buchi. Che stai pensando, caro? Stavo pensando all'iniezione diretta. Oh, quanto sei dolce. Ma dove siamo? Siamo alla partenza del Gran Premio. Ti ho iscritto come secondo pilota. Oh no, fammi scendere. Voglio scendere. Sportiva, eh? Come no? L'ho votato della schiuma e ci ho messo il petrolio. Attento! È il caso di dire che la gara si sta arroventando. Maledetti, delinquenti, pirati, disgraziati! Riecco il conte Marchetti. Col sistema di Archimede. Ecco fatto. Mi odia da quando trova l'amica a letto con l'amico. Tu che c'entri? Io ero l'amica. E lui, capisci, da allora corre per vendetta, corre per umiliarmi, questo. Curvaccia, scusa. Ma non fa niente, ti accelero io. Via! Ma sei dalle gare? Oddio, è bloccato. Si fa senza, così c'è solo il volante, no? Dai, dai, che questo deficiente ci sta raggiungendo. Dai, seminiamolo! Ti straccerò anche questa volta, Marchetti manca. Lo so io che ti manca a te. Goffredo, getta la zavorra, presto! La spalliera adesso viene. Ma ti combinano! Alleggerisce, traditore! Li superiamo, Goffredo, li superiamo! Antisportivo! Ecco, aspetta, eh! Ora vedrai! Mi alleggerisco anch'io! Questo sbiellato, vedrai tu! Signorina, vuol dire qualcosa per la radio, prego. Sì, la corona. Grazie. Monica, signorina Monica, scusi, si deve ricercare un movente politico nella sua tenuta d'arrivo, una realizzazione di un nostalgico nudi alla meta? Beh, sai, il motore surriscaldava. Monica!
Monica! Brava! Grazie. Monica, a quando la prossima vittoria? Dunque, adesso abbiamo in programma la 12 ore di Sebring e poi contiamo di andare a Indianapolis. Io e naturalmente il mio secondo nuovo, magnifico, prezioso, secondo pilota. Bene, Monica! Set me free, but will I cry? No, no, no. Senta, scusi, non sa mica dove posso trovare un maestro di sci nautico? Il maestro di sci nautico è morto. Adesso c'è il portatore di Cadillac. Quella? Ma è un fossiletto. Che cosa? È una Cadillac Eldorado che devo portare a Margaret Joyce. La diva? Sì, la vuol comprare. Vuoi un passaggio? No, non posso venire. Sono in maratona. Siamo rimasti appena 30. Beh, come vuoi. Allora, ciao. Ehi, senti! Mi vuoi sposare? Mi vuoi sposare? Senti, va bene che tu sei ancora di latte, ma quella che sposerà me deve ancora nascere, quindi prova con qualcun altro. Che c'entra? Per primi si favoriscono gli amici, no? Com'è andata? Oh, benissimo! Ha detto di no? Beh, allora! Quando un uomo ti dice di no, puoi stare tranquilla, vuol dire che ha intenzioni serie con te. E quando dice di sì, che è pericoloso, si approfitta e non lo vedi più. Questa settimana sei in ribasso. Abbiamo avuto appena 200 richieste di tuoi baci. Ciccia. Aperto di piano. Zitto. Anche io. Servo. Una carta. Due carte. Servite. Parola? Ma io se li metto tutti, $50. Ah, sì? Allora... questi e ancora questi. Io scappo come il vento. E tu, Marcel? Non abbiamo mai giocato così forte, eh? Beh, vattene. E tu vuoi cantare un momento con quel timbro? Mi dai i nervi! Scusatemi. Sì, residenza di Margaret Joyce. Oh, sì, per il concorso. Ma certo, sì, ma in questo momento c'è il produttore di Miss Joyce, sì, per il prossimo film. Allora, sa, si tratta di milioni, capisce, sì. Perciò lei dovrà pazientare per 10 minuti, un quarto d'ora. Ah, ma certo, è un suo diritto. Sì, arrivederci, carissimo. Era lui. Lui chi? Ma quello che ti ha vinto, il fortunato. Come ancora non capisci? Il vincitore del grande concorso, Una notte con Margaret Joyce. Se la sapesse tutta, poverino. Beh, adesso piantala e gioca. Ah, allora vedo. Mannaggia te, maledetto, non ho niente, ho bleffato. Fortunaccia. Io le conosco le donne. Ma per forza, ci assomigli tanto. Come on, Betty, vieni a aiutarmi. Leviamo questa roba, presto. Ah, benvenuto, si accomodi, onoratissimo. Ah, grazie. Molto carino, meno male, povera Margaret. Pianti che ha fatto, capirà, un concorso così disumano. Spero che le piaccia. Margaret, ma sicuro? Sì, no, scusi, ha frainteso. Intendevo, speriamo che lei piaccia a lei. No, voglio dire che lei piaccia a Margaret. Insomma, ecco, venga, vedrà qualcosa che nessuno ha mai visto. Margaret nell'intimità. Si metta lì. Non si muova, trattenga il fiato. Sembra, ma Margaret è un'anima ingenua. Ama la cucina, i bambini. No, prego.
Così lei è il fortunato, vero? La baci. Ora si mette qui, seduto ai miei piedi. Ecco. Lì c'è lo champagne. Cordon vert o cordon rouge? Ah, beh, per me fa lo stesso. Questo, Lei è felice, vero? Ha coronato i sogni di tutta la sua vita. Bere champagne con Margaret Joyce. Oh, no. Qui. Sulla pelle. Lo champagne mi mette il fuoco nelle vene. Purché sia di annata, naturalmente. Basta, basta. Che dico. Ora dimmi, sei terriblemente felice? Certo. Lei è tanto gentile. Beh, sono a sua disposizione. Lo so. Voglio dire, per condurla dove vuole. Perché? Non ti piace di stare qui con me? Sì, certamente. Ma io pensavo... Tu non sei qui per pensare. Ora, ti dispiace se lasciamo scatenare un po' le belve? Che? Quali belve? Yes, i giaguari. È tanto tempo che sono chiusi là fuori. Non li senti ruggire? Come vuole lei, signora? Signora, cos'è questo signore? Chiamami Margie. Grazie, con piacere. Io mi chiamo Roberto. Questo non ha nessuna importanza. Follow me. Ehi, potete passare! Grazie, vai! Tutta per voi! Porca Eva, non vi stringete! C'è posto per tutti! Margie, guarda l'uccellino, Margie, guarda. Non diciamo volgarità, non essere volgare. Margie. Ciao tesoro. Oh, Margie. No, questo profilo qui, no, terribile. Togliti il cappellino, Margie. Fai il bagnetto. Il bagnetto, Margie. Su, fai il bagnetto. Fai il bagnetto, Margie. Ecco, ragazzi. Brava! Evviva! Fa vedere che tutto il materiale è autentico, Margie. Ragazzi, che iceberg! Allora sott'acqua c'è del doppio. Datemi un respiratore. So, ma le credenziali. Ma scusi, non posso ricominciare tutta la scena da capo? Ma come si fa? Questo va ai giornali, fa scoppiare uno scandalo. Caro, sono felice per lei, congratulazioni. Ma non vorrà davvero passare la notte qui? E lo vede, non c'è nemmeno posto. Ma io ho diritto a una notte con Margaret Joyce. Anche balbuziente. Sì, ma solo quando parla. È stata solo una trovata pubblicitaria. Lo capisci, no? E poi, sei talmente bruttino. Ma qui è scritto che ho diritto. Gli diamo $100, daglieli. Cioè, grazie, ma io voglio... 150 e non parliamone più. Che caldo. Grazie, ma io ho il diritto di... E allora, che vogliamo fare? Chiamare la polizia? No, legga, per favore, legga qui, legga qui. Faccia vedere. A che ora doveva presentarsi? Ma... A che ora? Alle 6. E che ore sono adesso? Sono le 6:30. Ah, ma c'era tanto traffico. Come osa tardare a un appuntamento con me?
E lei si presenta ad una star che tutto il mondo ammira e adora con mezz'ora di ritardo. Ma all'alba avrebbe dovuto essere qui. Margaret Joyce che aspetta lei. Ecco, ci ha fatto arrabbiare. Non è un ottimista o un tarato. Meno male che un bel ragazzo in compenso. Ma almeno un bacio. Oh, Marcel, dagli un bacio. Io? Va su, avanti. No, sei stato baciato da Margaret Joyce. Grazie. Prego, prego. E ora vada via, eh? Io qua, con ammirazione. Beh... Andare, andare. Grazie. You, perché non hai detto? Che? Perché non hai detto che non sei vincitore del concorso Una notte con Margaret Joyce? Nessuno mi ha chiesto niente. Ah, allora perché sei qui? Per farle provare la nuova Cadillac, che io sono l'autista. Oh, anche mio padre era un autista. Ah, sì, davvero? Autista di taxi. O forse no. O no, forse era un pastore. Betty! Che cosa c'è? Cos'era mio padre? Un pastore o un autista di taxi? Pastore metodista nell'Alabama. Grazie. Ah, no, io dico il mio vero padre. Cosa faceva? Ah, il tassinaro. Ecco, mi pareva. Sapone. Sapone. Whisky. Whisky. Spazzola. Spazzola. Whisky. Whisky. Conosci questa eccitante sensazione? Eh? Quale sensazione? Ah, whisky sulla lingua e l'acqua sulle spalle. Mi fa impazzire. Asciugamano. Asciugamano. Ora che vuoi? Ti piaccio tanto, vero? Faresti pazzie per avermi, non è vero? Ah, sì, qualsiasi cosa. Quanti anni hai? Allora, 21. Sei mai stato con una donna? Altro che... In che senso? Dico una notte intera. Ah... Ma non con Margaret Joyce, con una... qualunque. Beh, una notte tutta intera, no. Ecco, non credo. È la cosa più noiosa del mondo. E poi, sweetie, talmente devastating. Un bacio. Senti questo lucum. Nessun bacio è più dolce e delicato. Sei deluso? Sei offeso? No, no. Sapevo che eri buono e comprensivo. Te lo darò un bacio. Col timbro? Oh, bacio vero. No, 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 no così, no. Questo è il mio profilo sbagliato. Vieni di qua. Ma non c'è mica la macchina da presa. C'è sempre. Facciamo qualcosa di realmente eccitante? Adesso? Sì, 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 sì. Subito? Sì. Subito. Si fa? Si fa. Ah. Ecco. Dolly Katie e io cominciamo con una teresina. Allora, la Katie in mezzo scoperta. Ah, Asson, si comincia bene. Che sta facendo? Se ne va?
No, fino a domattina non può mica andarsene, sennò che direbbe la stampa? Vieni a giocare, è meglio, credimi, è molto, molto meglio. Sono un po' stanco, veramente. E di che ti preoccupi? Lì c'è un bel letto grande, è tutto per te. E domani potrei dire a tutti che hai passato una notte nel letto di Margaret Joyce. After all, l'importante è che lo sappiano gli altri. Grazie. Arrivederla, sì. Ed ero di nuovo in tuta. Ma c'era lì nel salone una Bentley stupenda e invendibile. Convinsi il direttore a lasciarmi provare a venderla. A una donna, naturalmente. E senz'altro la baronessa Laura von Portello, una donna di classe. Ha una casa di mode. Così per hobby. Ma è più tirchia di 3 reggimenti di scozzesi. Ai ai. Moralmente inattaccabile. Ma fisicamente passabile? Vedrai. La comprerà. Justine. La virtù. Ai, ai, un corno. Sei sempre quella che non capisce niente. Ma, baronessa, sono proprio necessarie le frustate. Ti pare concepibile la presentazione della linea Marchese de Sade senza frustate? E sta dritta. A te avevo detto di far stringere il cilicio. Su, avanti, fila. Ho detto 100 volte che durante le prove dei défilé qua dentro non deve entrare nessuno. Lei che vuole? Scusi, ma una sua amica mi ha dato appuntamento qui. Olga? Chi? Ah, sì, sì, la signora Olga, sì. Buongiorno, buongiorno. E per fare cosa? Le devo mostrare l'ultimo tipo della Bentley convertibile. Una meraviglia. Una macchina? Sì, ma non è soltanto una macchina, è un incrociatore convertibile. Che facciamo, baronessa? Seguitiamo? Dopo, prendimi la borsa. Andiamo, me la faccio vedere. Cosa? Questa meraviglia. Ah, no, 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 non posso. Perché no? Non è possibile, non sarebbe corretto, ecco. Perché? Ha avuto un anticipo? No, ma c'è un impegno sulla parola. Oh, ma che cosa vuol che valga oggi la parola? Sì, devo riconoscere che questo incrociatore ha una buona tenuta di strada. Non posso dire la stessa cosa per il conducente. Scusi tanto. Ma riesce a vendere molte macchine, lei? Beh, sì, sì, no, non mi lamento. Le è facile? Ma tutto sta nell'avere un certo potere di persuasione. Deve essere un potere occulto. Va bene, comunque non escludo che la cosa possa interessarmi. Anzi, per favore, si fermi un momento, voglio provare a guidare io. Va bene. Complimenti per la sua tecnica di venditore. Ma quante macchine riuscite a vendere con questo sistema? Nessuna, questo sarebbe il mio debutto. Ah, sì? Ma dove mi sta portando? Dalla mia amica Olga, no? Ah. Guardi, notevole, vero? Oh, ecco là la nostra Olga. Già. Olga! Oh, Laura, entra un raggio di sole nella mia bicocca. Come stai, Olga, cara tesoro? Sono passata di qui per puro caso. Sai, ho visto questa meraviglia di macchina e mi è venuta immediatamente una voglia pazza di comprarla. Una buona idea, ma perché lo dici a me? Ma io credevo che interessasse anche a te. A me? No, no. Ma sì. Sta fingendo, le interessa moltissimo. Ah, senti, io non spendo più denari in automobili, si deprezzano così presto. Preferisco investire in quadri. L'altro giorno ho comprato uno splendido Treio. Ah, sì, ne hanno falsificati tanti quest'anno. Speriamo che non ti abbiano consigliato male. Ma dimmi, tu oggi non avevi un appuntamento nella mia boutique? Da te? Alla boutique? No, 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 neanche per sogno. Mica l'evidenza. Non so cosa ti sia venuto in mente. Ma vieni, cara, prendiamo una tazza di tè. Carino il piccolo. È tuo? Troppo giovane. Stare coi giovani ringiovanisce, te lo dico io. Lasciati servire. Forza! Sì, anch'io. Corri! E
mie nipotine hanno giocato a tennis con Archie. L'avranno demolito, poverino. Venite, bambine! Archie, vieni! Buongiorno. Salve. Laura, che bella sorpresa. Com'è andata la partita? Beh, mi sono difeso. 6-0, 6-0. Soltanto nei tuoi film vincevi sempre. Vent'anni fa, cara. Permettete che vi presenti un mio amico, il signor Roberto Monti. Ah, i ragazzi si conoscono già. Beh, vogliamo lasciare i giovani con i giovani e noi grandini andare a prendere il tè. Vieni, Archie. Laura, vieni. Ci fa fare un giretto? Oh, un carro da morto metallizzato. Una macchina da disco. Scusa. Proviamo a farla correre. Comunque... Ti senti bene? Io? Ti sei ripreso? Ripreso da che? Non sei ancora sotto shock? Ma che dici? Dopo la notte con Margaret Joyce, l'ho visto, sai, il servizio su tutti i giornali. Meravigliosamente vomitevole. Senti, guarda, è andata in tutta... Ma che mi importa? Ti ho forse chiesto spiegazioni. Ganz allein. Nessuno che canti come lei. La sua voce come la mia non ha età. Se i produttori ci facessero fare ancora una cosa insieme, che duetti, che rilancio, che successo. Ah, no, 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 per carità. E poi, tesoro mio, non potrei neanche se volessi. Gli affari mi hanno assorbito completamente. La mia fabbrica di elicotteri. Sai, Laura, che sto per lanciare un nuovo modello a 3 rotori? Sei fortunata, Laura, con quel tuo buchetto di boutique. Ho sentito che al momento ti trovi in difficoltà. Non bisognerebbe mai fare i passi più lunghi delle nostre gonnelle. Hai ragione, mia cara. Avrei bisogno di aiuto. Avrei bisogno di un uomo. Beh, di quello hai sempre avuto bisogno. Ma scusa, non hai Archie? Oh, è un sognatore. Io ho bisogno di un giovane intraprendente, pieno di energia e di iniziativa. E poi stare coi giovani ringiovanisce. È vero, Olga? No, 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 devi scappare, ti do in mano una macchina che vale 30 milioni, no! Non si scappa! Ragazzi, mettetela su! Tenete fuori! Mi sono scappato tutto il piccolo, no? No, 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 la chiave no, smettetela! Non lascia scappare! No, smettetela! Ti basta! Tanto siamo in 3 cosa fai con tutte le donne! No, no, la chiave! Avanti, datemi la chiave! Ti tengo. Andate, lo tengo fermo io. Roberto, ogni volta che ti ho incontrato avevi sempre fretta. Adesso ho fretta io. Che bello che è! Ti mangio! Giovanotto! Lei ha dei metodi di vendita molto particolari. Scusi, la prego, mi voglia perdonare. È licantropo? No, no, affatto. Io spero che non sia in collera con me, no, però... No, solo non capisco se devo comprare quella macchina perché l'abbandoni alla mercé di alcune minorenni irresponsabili. Ecco, via! No, stai alzando la capota! Piove. Ah, niente paura, baronessa. Anche la cappotta è automatica. Qui è tutto elettrico, tutto automatizzato. Vai, si preme un bottone. Magnifico. Ma che aspetta a tirare sulla cappotta? Ecco, oh, no, 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 no.
bottone. Ah, eccolo, eccolo. Non è possibile, ma... Cosa che fa? Ma faccio qualche cosa, ma è un male. Senti, adesso provo a mano, Guardi, vedrai che... Ma di che ti lamenti? Ti ho comprato la macchina? E con lo sconto anche. Certo. E mi ha fatto licenziare. Certo. Non sai nemmeno dove sono i bottoni? Vieni, ti assumo io. A fare che cosa? A vendere reggipetti? Quelli ed altro. Hai tutti i requisiti per vendere alle donne. Fantasia, immaginazione e faccia tosta. E per di più sei un ragguardevole bugiardo. Ah, io bugiardo? Sì, la storia di Olga che doveva comprare una macchina dell'appuntamento alla boutique era ben costruita. Perfetta. Aveva soltanto un piccolo neo. Nel 38, mentre girava un film, Olga ebbe un grave incidente di macchina. E da allora non ha voluto più nemmeno sentir parlare di automobili. Non ne ha più comprata una. Prego. Qui sta per piovere un'altra volta. Sì, sono il direttore della casa di mode. La baronessa è molto contenta di me. Roberto. Sì? Sono molto scontenta di te. Perché, baronessa? Ma per una serata così in grigio, non hai uno smoking? No, non l'ho mai avuto. Ci doveva essere uno smoking. Sì, sì, se non sbaglio lo lasciò qui un mio caro amico. Maria? C'è posto per due qua dentro, ma non può mica tenerli in questa maniera, no? Coraggio, Maria, i discorsi non servono a niente. Mettetevi subito al lavoro. Ecco, qui li deve stringere E ci provo. E giù vanno allungati. Avanti, togliteli. Via, via, se li tolgo. Presto, che arrivano gli ospiti. Un momento. E il cavallo dove lo mette? Nei pantaloni, il cavallo e tutto. Ecco. Maria, faccia presto. Il cavallo che spazza per terra, guarda qua. Su, avanti. Tutto di corsa, sempre tutto di corsa. Non c'è nessuno. No, qualcuno c'è. Buonasera, architetta Ardizzone. Molto lieto, Roberto Monti. Mia moglie. Piacere. Buonasera. E la baronessa? È qui in giro, deve venire subito. Spero almeno. Vieni, cara. Buonasera. Ti dicevo che saremmo arrivati prima. Qui bisogna ricominciare da capo, ecco. Ecco quello che bisogna fare. Io qui rompo tutto, è finita. Ecco, ecco, così. Violetta, oh, che eleganza, fatti vedere. Stai benissimo. Ti sei vestita di bianco, fai veramente benissimo. Grazie. Ma a mondi so, hai, ma... Ti piace la fornita? Ehi, hey, ciao. Scusi, ma lei deve stare proprio qui. Sì. Ma non ha nient'altro da fare? No, no, no. È incredibile come stanno aumentando le tasse. Ogni giorno ne inventano una nuova. Ma si figura. Ma è roba da noi. Alla tua età, Irene, due cose sono proibite. Questa è una, tesoro. Ma è solo un martini rosso, zia. Ma è possibile, Lauretta, che tu non abbia un po' di nostalgia per me, eh? Sì, è possibile. Buonasera. Buonasera. Ma insomma, lei che vuole? Ci lasci soli, scusi. Ma se ne vada, su. E pensare che eravamo fatti l'uno per l'altro. Eravamo come l'ape e il fiore. Già, tu eri l'ape e svolazzavi di fiore in fiore. Io? Ma come il monogamo d'oro. Da quando mi hai abbandonato non ho più toccato una donna. Eh? Vedi questi foroncolini? È per l'astinenza. Scusi, signora. Sì.
signorina, prego. Ah, signora. Scusi, signorina. Cappellone, prego. È un disastro. Non so dove andremo a finire. Questi, cari miei, a forza di tasse ci riducono in mutande. Lo dica a me. Signora, permette... Allora si può sapere con chi mi hai sostituito? È uno della mia classe? Un gattone? Sì, più o meno. Oh, eccolo qua. Adesso sì che stai bene. Molto meglio. Vedi come ti cade giusto. Benissimo. Permetti che ti presenti il signor... Sì, noi già ci conosciamo, grazie. Sì, ci conosciamo già. Permettete, la signora... Ma, scusa, ma quello smoking a me sembra di averlo già visto. Sì, certo. Era tuo. Roberto. Oh, Irene, tu che fai qui? Presento un modello. Me l'ha chiesto la baronessa in via d'amicizia. Ah. Ma, dimmi, ho sentito che ti sei sistemato qui, direttore. Sì, appunto. Anzi, adesso devo andare. Già, fretta al solito. Ehi, senti, tu forse non ci crederai, ma nella confusione hai perso i pantaloni. Tu forse non ci crederai, ma me ne sono accorto benissimo. E chi è che te li ha fatti togliere, la baronessa? Irene, ti spiegherò dopo. Ma adesso mi devi aiutare a raggiungere la sartoria. Beh, proviamo. Buonasera. Buonasera. Sera. Sera. Buonasera. Sera. Buonasera. Finalmente salvo. Proprio salvo ancora non, eh? Ma c'è un miglioramento nella situazione. Allora mi merito un bacio. Hai paura? La baronessa è gelosa? Ah, no, ma che c'entra la baronessa? Aiuto! Aiuto! Lasciami! Lasciami andare! Porcaccione! Ma sei matta? Lasciami! Sei un mostro! Io? Ma... Sabio! Vieni, tesoro, vieni. Vedi, questa è la seconda cosa che è proibita nella tua età. Vieni dalla tua città. Io vi posso spiegare? Sì. No, no, non giudicate dalle apparenze. Oh, poverina, mi devi dare retta, sai. Senta, dottor Kunz, sono ancora in ferie fino a giovedì. Ma sì, altri due giorni. Suppongo che questi siano suoi. Eh sì, grazie. La sarta ha detto che si vergognava ad attraversare il salone con i pantaloni in mano. Non ha più l'età. Ma non credo che riuscirò a trovare un tassì a quest'ora. Grazie. Permette, Roberto Monti. Dottor Marcus. Ah, dottore. E la temperatura quanto? 48? Beh, non c'è male. Eh? Non c'è male. Lasciate pure che salga. Fino a 60. Ma come a 60? Sì. Io vado a cercare un tassì. Arrivo. L'accompagno subito io. Caso disperato, vero? Venga, dottoressa, venga. Agonia di una vergine. Gioia e sevizia. Renzino. Olga, permettimi di presentarti Renzino. Il mio nuovo direttore. Condoglianze. Buonasera, dottor Marcus. Buonasera. Già, sono dottore in fisica e lavoro qui, al centro nucleare. È stato sempre il mio sogno visitare un centro nucleare. Che si interessi di fisica nucleare. Proprio lei che si occupa di problemi squisitamente futili. Il fatto è che forse abbiamo sbagliato lavoro tutti e due. Il suo è da uomo, il mio da donna. Ah, perché secondo lei dovrei avere un'occupazione più femminile. Magari fare, che so, la levatrice. Mi faccia pensare. 12.843. Che cos'è, il suo numero di telefono? No. Faccio il conto. Sono già 12.843 uomini che mi dicono la stessa cosa. Ah, accidenti. Ne ha di conoscenze maschili, eh?
Vedo che ignora anche lei che centinaia e centinaia di donne hanno dato e danno un apporto decisivo nelle ricerche sulla fissione atomica, a cominciare da Madame Curie. 26.740. È il numero esatto delle donne che, parlando di emancipazione femminile, mi citano Madame Curie. Sempre Madame Curie. Oh, che meraviglia, che cos'è? È un rallentatore al cadmio. Un modello antiquato, superato. Beh, io però ho sempre avuto una passione per l'antiquariato. Buonasera, dottor Marcus. Buonasera, qui c'è sempre un tasso di radioattività. Ah, sì? Nonostante tutte le possibili schermature agli apparecchi, è del tutto sconsigliabile entrare qui senza la tuta protettiva. Come sconsigliabile? Perché? È pericoloso? Si muore. Ah. E quella che vede qui è la generatrice di antiprotoni. L'antimateria, insomma. Lei saprà certamente di che si tratta. Sì, qualcosetta. Sono nuclei di atomi di idrogeno con carica negativa, che in natura non esistono. Ah, questo sì, questo lo sapevo. Noi utilizziamo un fascio di raggi ad alta tensione, circa 3 milioni di volts. Le avevo detto di non toccare niente. Può provocare reazioni? È pericoloso? Si muore? Marcus! Io parto per Neanderthal! Buon viaggio, professore! Si rilassi bene! Stavolta sono sicuro di riuscirci. A fare che cosa? Ad accendere il fuoco con due legnetti. L'ultima volta feci una scintillina. Bene, auguri, professore! Freghi forte! Guruk! Guruk! A me quello sembra un po' matto, ma perché si concia così? Noi, per ritrovare il nostro equilibrio, torniamo al passato. Facciamo le vacanze nella storia e più ci sentiamo alienati, più risaliamo nel tempo. Sì, appunto, lo dicevo, per me il professore è un po' toccato. No, Craig, è un caso difficile. È talmente avanzato che non riesce a reintegrarsi. Allora noi lo rimandiamo all'età della pietra. Più indietro non si può, non si sa cosa c'è. Beh, c'è l'Eden. C'è Eva. Mandatelo da lei. Non scherzi, sono cose serie. Ah, sì, scusi. E anche lei si va a reintegrare anche lei? Sicuro. Ma io non ho bisogno di tornare molto indietro. Due secoli, mi basta. Il duca di Modena. Oh, quel caro Federico, com'è gentile. No, Federico, il principe di Piombino. Ah, sì, è vero, contessa. E il cardinale di Retz come sta? Il è morto. Oh, le mo. Sì, l'anno scorso, nel 1788. Già morto. Ma oui. Prego. Ma allora siamo già nel 1789. Mm? Siamo in piena rivoluzione francese. Oh. Ma che rivoluzione! I francesi non fanno mai cose volgari. No, meglio così. Si appassionano troppo alla vita delle principesse. Oh, ne siete sicura, Marchesa? Sicurissima, caro Duca. Ancora un po' di champagne. Oh, sì, di buon grado, Marchesa. Ah, 1959. Champagne dei posteri. Oh, sarà una buona annata. Ma non siamo nel 700? Sì, appunto, in pieno illuminismo, Diderot, Voltaire. La ragione trionfa sull'istinto. E la carne sullo spirito. Che scavuttit! La verità. Questa nostra epoca è il trionfo del lusso e della lussuria, dei piaceri sfrenati. Noi viviamo un'epoca. Il vizio, l'amore e la pompa d'urto. Ma insomma mi prendete per una cortigiana? Eh? No. No. Io? Jamais. Voi siete unica, incomparabile. Siete meravigliosa. Ecco, siete la mia regina, Antonietta. E io sono il vostro re, Luigi XIV. 16. 18, 20, non badiamo a spese, ma viviamo. Approfittiamo di questi ultimi istanti che la rivoluzione ci concede. Ma sire, cosa fate? Dove andiamo? Non lontano, siate mia.
mia. Possibile? Tra qualche giorno saremo di Sidepan. Come? Tra pochi giorni saremo di senza regge, senza trono. Ci condurranno alla ghigliottina. Ma... di grazia. Soggiacete. Su, dai, Antonietta, soggiaci, soggiaci. Dai, soggiaci. Ma... soggiaci. Ma vostra maestà oggi è pessimista. No, no, il soggiaci. Popolo francese ci adora. Soggiaci. Oh, sire, mi esteluate. Ah, sì? Ma sire, che avete fatto? Niente, io... Silenzio. Vado a bussare. Toh, un messaggero. E allora, mio bravo? No. Una vache. Che succede? Lafayette ci ha tradito. Oh. Hanno preso la Bastiglia. Oh, uniamoci, mia cara. Quella Lafayette. Lo rimandiamo agli americani? Non lo vogliono più. Ma ci sarà pure rimasto qualche amico fedele. Mirabeau? Dov'è Mirabeau? Ah, non lo so. In luglio sarà certamente a Saint-Tropez. Gli telefono, Mia adorata, un bacio. No, lasciatemi, sire, lasciatemi. Oh, senti, Roberto, adesso basta. Sta zitta. Tu pensa a reintegrarti e zitta. Voi siete la regina, io il re. Viva il re! Oh, no! Oh no, Luigi, siete ragionevole. Nel 700 questo non si usava. Oh. Oh sì. Siete proprio il re. Il re di Francia. Luigi. Sì, cara. La Francia ha ancora bisogno di voi. Vive la France. Vive la France. Luigi. Ah, sì, cara. Tutta la corte ci ha abbandonato. Già, è finito l'assolutismo regale. Lo disse anche Rousseau, no? Venite. Pazienza, è il progresso. Oh, non vi scoraggiate, sire. Siete re per diritto divino. Eh sì. Dovete lottare. Ah no, 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 Lo Stato siete voi. Come io? Il popolo siete voi. Non vi scoraggiate. No. Il popolo siete voi. Il popolo. Antonietta, siamo ragionevoli. Il popolo è stanco. No. Antonietta, il popolo non è contento. Non ha più brioche. Beh, dategli del pane. No, forse la frase non era proprio così. Vostra maestà ha gradito il petit déjeuner? Molto petit. Molto petit, maestà. Oh, non c'è più niente. L'ho visto. Ci hanno tagliato i viveri. Siamo soli in questa reggia immensa. L'assemblea ci perseguita. Parigi ci odia. Ci arresteranno, Luigi. È il nostro ultimo addio. Senti, Francesca, adesso devo andare. No, zitto. Pensa a reintegrarmi e zitto. Voi siete il re e io sono la regina. Viva il re. Viva il re. No, abbasso io, va. Thank you.
Un sovrano non lavora. Io... Governa. E va bene. Sapete che faccio? Vado a chiedere aiuti all'Inghilterra. Inutile. Gli inglesi sono troppo affaristi. Non finanziano imprese in perdita. E la nostra è in liquidazione. La Francia non ha più amici. Lo so. Tutta colpa di De Gaulle. Non conosco. Senti. Ora me ne vado e ti faccio mandare i tre moschettieri. Oh no! Ne va della vostra vita. No, andiamo, Antonietta. Il pericolo è lontano. Danton è a Marsiglia, Robespierre è ad Arras. E Marat? Ah, quello sta sempre nel bagno. Udite, la folla ha forzato i cancelli. Sono già qua sotto. I giacobini, le tricoteuse, le orribili megere che lavorano a maglia e contano. Una testa e un dritto, una testa e un rovescio. Ora vogliono la nostra. Udite le loro grida bestiali. Udite il sinistro sibilo della lama della ghigliottina. Povera Francia, anche il suo re se la squaglia. È il centro atomico. Qui, dottor Marcus. Ho finito le mie ferie. Sì, grazie, abbastanza. Un po' nel 700. Subite alcune reazioni. Direi incontrollate a catena. Come dite? Altri 2 giorni di ferie. No, grazie, ne ho abbastanza. Sono sufficientemente reintegrata. La cristallina 2 alla signora Olga, ci sentite? Sì, forte e chiaro. Come va? Tutto regolare. Prova di inclinazione graduale. Che cosa ha fatto tutto questo tempo? L'ho passato a letto. Perché? Ho studiato un po' la rivoluzione francese. Ah. Mi scusi, sa. Allergia ai polline. Le mie magnolie sono in amore. Bisogna farci l'abitudine. Titolato? No, l'ho trovato sotto una ghigliottina. Ma dove sono? Sacrisalide 2, prova inclinazione. Ah, eccole. È il mio nuovo modello esportazione, con 3 rotori intubati. Che c'è? Non le piace? Il terzo ha qualcosa che non passa. La crisalide 2, tutto regolare. Cosa? Sì, il rotore di coda perde giri. Lo faccio atterrare. Quella sciocchezza, un nuovo modello. Proseguite su rotta nord, nord-ovest. Procedo su rotta nord. Maledizione! La crisalide 2, dentro atterraggio forzato. Cosa è successo? Mi pare chiaro. Ho compiuto l'atterraggio forzato. Sì, ma il motivo? Un rotore perdeva giri. Quale? Quello di coda. Posso e chiudo. Ma lei come ha fatto a capirlo? Forse è del ramo? No, è il primo elicottero di cui mi interesso. Ma ho letto molto a riguardo. Sa, io ho un po' il culto dell'elicottero. Perché non viene su a prendere un drink, Roberto! Ci può salutare, Roberto! Zia Olga!
Ci diamo già delle arie perché sei un pezzo grosso dell'azienda? Non ridi più. Ma no, no, è stato tutto così rapido, sai, anche abitare qui, sono un po' scioccato, ecco. Dice zia Olga che di elicotteri ne sai più di tutti quelli che lavorano per lei. È soltanto di donne che lui non sa proprio niente. Perché? Vuoi avere notizie di Irene? Quanto ci dai? Ah, io glielo dico gratis. Irene è qui, anzi è là in trepida attesa. Vai a salutarla? Beh, forse, quando avrò un po' di tempo. E questa è la tua camera. E guarda che bel letto. Naturalmente per te sarà un po' difficile abituarti. Beh, certo, un letto nuovo. No, perché è una piazza sola. Ah. Eh sì, e come se non bastasse, qui in libreria non c'è neanche un libro spinto. Ah. Vedrai però che il panorama ti piacerà moltissimo. Vieni, vieni a vedere. Là, dalla terra. Da quella parte è veramente splendido, guarda. Ciao, Irene. Ah, ciao, Roberto. Vedo che stai bene. Anzi, no, sei un po' pallidino, hai gli occhi cerchiati. Ma che cosa hai fatto? Ti dirò. Sono stato a letto con una bellissima donna per 2 giorni. Sai, quelle cose vomitevoli, come dici tu. Però mi sento molto in forma. Ma che fai? Mi spoglio, no? Roberto, non crederai di potermi trattare come le altre, Ma no, no. Mi sto preparando per la scena. Poi tu strillerai, chiamerai la zia Olga, no? Tu già nuda sei, io sono in mutande e così lei mi licenzia. Eh sì, perché ti comunico che mi ha appena assunto per dirigere l'azienda. Ah, ma allora sei il tipo che non perdona. Dai, non fare il bambino e mettiti quella camicia. Lo so benissimo che la zia Olga ti ha assunto. T'ho fatto prendere io. Ma insomma, mi vuoi lasciare in pace? Mi sono stufato! Mi avete stufato! Ma che ce l'avete tutte con me? Chi mi fa correre in macchina? Chi mi fa vendere reggipetti? E mi lavano! E mi cacciano parrucche in testa! E non parliamo poi di tutte le altre faccende! Tutte a volermi far tabaglia! Beh, ora ho imparato! Ora faccio quello che mi pare, è chiaro? E se voglio rimanere con tua zia Olga, ci rimango. Se no pace, levo le tende e me ne andrò. Dove cavolo pare a me? Ma nessuna donna mi deve fare più da balia. Tanto meno tu, capito? Hai ragione. Sai, anch'io avevo un dubbio. Mi hai aiutato a risolverlo. Eh sì, tra un'ora parto, torno in collegio. Così eviterò di interessarmi degli affari altrui. Va bene? Va bene. Va bene, adesso... Adesso esci per piacere che debbo vestirmi. Roberto è diventato bravissimo, un vero dirigente. Sì, è molto duro. Come tutti i giovani è convinto che per comandare occorra essere inflessibili. Signora, quell'uomo ha fatto uno sbaglio. Se dovessi sbagliare io, lei licenzierebbe me. È sempre così nervoso, Roberto. Il lavoro non gli fa niente bene, vero Roberto? L'importante è che sia soddisfatta io. E da quando ho qui Roberto c'è un incremento negli affari. Ah, a proposito, la Giordania ci ha ordinato 20 elicotteri. Ah. Sì, dovrò andare là a istruire i piloti. Quando? Al più presto, forse anche domani. Uh-huh. Ah, ti ricordi, Archie, quando mio padre scoprì la nostra relazione e mi rinchiuse in quel collegio? Tuo padre, quell'ubriacone. Oh, ma Archie, era un collegio inaccessibile, ma non per questo tu ti arrendesti. Ah, che tempi eroici quelli, com'eri ardente, impulsivo, e non esisteva al mondo pericolo che ti spaventasse come un antico cavaliere. Tu volasti da me galoppando sul tuo palafreno. Okay. A cavallo, come cavalcavi, Archie. Ah, come cavalcavo. Per una notte e un giorno cavalcaste, e noi da lungi udimmo trepidanti il tuo galoppo. Armate di picche e di archibugi, le cerbere castalde tremarono alla vista del tuo bianco ipogrifo, ma già lo spavento era furore. Il loro, che gioia era per noi, dolcezza al cuore, l'arrivo di Roberto Salvatore!
No, sorella, il fucile no. Signora direttrice. Monica, che matta è. Com'eri bella. Signora baronessa, anche lei è venuta. Oh, dottor Marcus, mia regina, quanta acqua nella mia vita. Tu sola, Irene, mio amore, pura, tu sola, senza acqua. Piove. Cara Irene. Sposa bagnata, sposa fortunata. Ozia, ozia. E adesso facciamo la sposa. Sì, un bacio a tutti. Anche a te. In fondo devo ringraziarvi tutte, gentili signore, perché mi avete condotto a lei, la mia sposa, la più semplice, la più pura, la più adorabile, la... Ecco fatto, sono diventato un marito anch'io. Auguri! Auguri! Andiamo, signorina! Ciao! Ciao, buon viaggio! Non chiami più! Arrivederci! Arrivederci! Ciao, piccola mia! Grazie! Grazie! Ciao, zia! Dimmi, amore. Ma tu hai ancora dei pregiudizi su certe cose? Che ti pregna, modella il tuo corpo di giovane.